Pietro Cocco, che è assistente del direttore dei programmi della Radio Vaticana, è qui oggi con noi a Benares, in questo luogo sacro. Abbiamo molto piacere di poterlo intervistare. Pietro, ci presenti un po' cosa è la Radio Vaticana? Oggi la Radio Vaticana è un ponte tra quello che è il centro della cattolicità con tutte le realtà delle chiese particolari che sono sparse nel mondo. Ed è anche una emittente che cerca di essere in ascolto anche delle società in cui queste chiese vivono, di cui sono espressione. Naturalmente è nata come strumento anche a servizio del Papa, del suo magistero, un servizio alla verità portata dal Vangelo, non intesa come un principio astratto, ma come una luce che può illuminare la strada di ogni uomo per portarlo ad una piena realizzazione personale, comunitaria. Quindi in questo senso la Radio Vaticana, nella sua articolazione anche di 39 programmi linguistici diversi, cerca di testimoniare ogni giorno, di raccontare, di essere attenta a quanto accade all'interno delle dinamiche che oggi contraddistinguono la vita dei diversi paesi, di raccontarle ma anche di mostrare un filo che in tanti casi è comune in questa ricerca di senso, in questa ricerca di realizzazione, in questa ricerca anche di costruire delle comunità, delle società sempre più solidali, sempre più anche ispirate a dei principi di pace, di convivenza.